Buongiorno amici, benvenuti nella nostra Academy, dove scopriremo come dar vita a delle gustose creazioni con le farine Valcorn. Ora andiamo a preparare il pane arabo con cereali antichi soft. È una ricettina abbastanza semplice che comunque ci dà la possibilità di avere un prodotto che possiamo metterlo in vendita come pane arabo e possiamo utilizzarlo comunque in paninoteca, in birreria, eccetera, eccetera, eccetera. I nostri ingredienti sono qua. Valcor cereali antichi soft, farina, qua utilizzeremo una farina leggermente più forte di quella che utilizziamo di solito, un 2,80 di W, lievito, un po' di grasso vegetale, acqua. Ora andiamo ad impastare. Ecco qua il nostro impasto che abbiamo fatto. L'abbiamo fatto riposare una quindicina di minuti, ora andiamo a lavorarlo. Formiamo delle palline da circa 70 grammi e le andiamo a mettere, a posizionare sopra una base infarinata. Ecco, formiamo le nostre palline. A questo punto queste palline le ritorniamo a mettere in cella di lievitazione per una trentina di minuti. Ecco qua, ora andiamo in cella. Dopo 30 minuti riprendiamo le nostre palline e le andiamo ad abbassare. Possiamo utilizzare anche il laminatoio se l'abbiamo. Ecco, andiamo ad abbassare il nostro pane arabo. Ecco qua, lo torniamo a mettere in cella, far riposare per un'altra ventina di minuti e poi lo andiamo a cuocere. Ecco qua il nostro pane arabo cotto. Nel panificio lo possiamo tranquillamente vendere a banco. Se abbiamo un bar o una tavola calda, possiamo ad esempio farcirlo. Possiamo prendere il nostro arabo, lo apriamo, guardate com'è bello all'interno, e mettiamo un po' di, ad esempio, verdure grigliate e facciamo un bel panino vegetariano. Un po' di insalata, un filo d'olio ed ecco un fantastico panino per la pausa del mezzogiorno.